26 ottobre 2018, sciopero generale indetto dai sindacati di base che in realtà costituiscono l'unica vera opposizione in questo momento in Italia contro questo governo. Vogliamo tornare a far sentire, a portare in piazza quella che è la voce dei lavoratori, che in questo paese non viene più ascoltata dall'opinione pubblica, che sembra completamente schiacciata su quelli che sono gli interessi della classe padronale. La realtà concreta dei lavoratori è fatta di espulsione di lavoratori, si parla di 50.000 per i prossimi 3 anni, della fine del turnover e di un'immissione esagerata di lavoratori precari. Cioè, dietro i lustrini di borsa ci sono ancora le solite ricette dei padroni, tagli occupazionali e lavoro precario. Noi siamo qui come precari, a dimostrazione del fatto che la precarietà esiste, non è stata cancellata, e ci sembra che più che il decreto voglia annullare la povertà, noi ci sembra che combatta i poveri, che sia una vera e propria guerra ai poveri. Noi siamo lavoratori e lavoratrici del sociale, quindi operatori sociali, educatori. Scusami, lavorate su appalti? Lavoriamo su appalti. E con cooperative? E principalmente con cooperative, esattamente. Quindi è il gioco con cui vi abbassano lo stipendio e poi ogni volta al cambio d'appalto rischiate il lavoro? Esattamente così, esattamente così. La logica del privato sociale è proprio quella di ridurre i salari e di rendere precario il lavoro attraverso le gare d'appalto. Gare d'appalto che spesso sono costruite al massimo ribasso. Sono necessari alcuni interventi importanti per riconquistare quei diritti che ci hanno sottratto negli ultimi anni, a partire per esempio dall'abolizione del Jobs Act e dal ripristino dell'articolo 18. Tutte promesse che sono state fatte dall'attuale governo ma che ancora non sono state mantenute. Presenti allo sciopero qui al corteo anche i lavoratori New Log di Genova, puoi raccontarmi qual è la vostra storia? Siete in lotta da diverse settimane. La Postel ha fatto un piano industriale nel quale ha deciso di chiudere senza trovare nessun'altra destinazione la cooperativa che da oltre 20 anni lavora per Postel, che si chiama New Log. CGL e CISL Uino hanno fatto una trattativa con la Postel, no? E poi dopo hanno fatto un'assemblea con questi lavoratori e gli hanno detto: ma prendetevi 8.000 euro che noi non ve l'avremmo neanche dati e andatevene via entro settembre, no? Al che questi qui ovviamente sono un attimo incazzati e hanno tutti quanti mollato CGL e CISL UIL, e adesso stiamo facendo una lotta all'ultimo stadio fino a che non si riesca a ottenere una riassunzione, l'obiettivo nostro è una riassunzione da parte di Postel. Il governo parla tanto di ridare dignità ai lavoratori e di risolvere i problemi sociali, però le uniche spese che continuano a crescere in questi anni sono quelle militari. Anche questo governo, in continuità con quelli precedenti, va in questa direzione di aumentare sempre di più le spese militari, che poi è chiaro sono a danno di altre spese o di altri servizi per noi lavoratori, in particolar modo la sanità, l'educazione. I sindacati che oggi hanno indetto questo sciopero sono gli unici che non hanno firmato l'accordo sulla rappresentanza. È uno degli elementi sulla piattaforma di questo sciopero. La legge sulla rappresentanza è fondamentale perché impedisce la democrazia sindacale, impedisce ai lavoratori di scegliere ed essere rappresentati da sindacati che realmente continuano il percorso della lotta di classe. Quindi è l'elemento fondante di questo sciopero, insieme chiaramente alla lotta a tutti i governi che stanno lavorando in maniera assolutamente in continuità col passato e in maniera concordata per distruggere i diritti dei lavoratori, per distruggere i diritti dei cittadini, per distruggere lo Stato sociale in questo paese. Siamo qui per ricostruire un'opposizione politica e sociale, dando sostegno a questo sciopero che smascheri la propaganda di questi giorni, che vede da un lato il governo del cambiamento, che in realtà si mostra sempre più come il governo del cambia niente. Chiedilo alla libertà, chiedilo a Colpite quale odore aveva, chiedilo alla libertà, chiedi il sangue vivo che colore aveva, chiedi quanto tempo che per lei si muore, chiedi se il coraggio è il senso dell'orrore, chiedilo alla libertà.
chiedi come fa un fucile a farsi fiore. Nei salotti televisivi c'è molta opposizione politica contro questo governo, ma in questa manifestazione scarsa, rappresentata da pochi soggetti, stanno solo in televisione. Noi siamo l'opposizione sociale, a noi l'opposizione dei salotti non ci interessa. Però questa era un'occasione per i vari soggetti, compreso, che ne so, Partito Democratico, Liberi e Uguali, di essere qui e di manifestare. È un'occasione persa? Come la giudichi? La nostra opposizione è un'opposizione di sinistra. L'opposizione del PD e degli altri è acqua fresca, tè. I diritti si conquistano con la lotta, basta ai salottini politici, basta ai tatticismi elettorali e parlamentari, è ora di tornare a lottare in questo paese, non c'è altra via.